Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto a Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Guerra Ucraina-Russia, Putin, sanzioni contro la Russia folli, non hanno funzionato. Il presidente russo è intervenuto allo SPIF a San Pietroburgo. L'era dell'ordine mondiale unipolare è finita. La presidente della Commissione europea von der Leyen risponde: oggi abbiamo adottato le raccomandazioni al Consiglio di dare all'Ucraina una prospettiva europea e lo status di candidato all'ingresso nell'Unione. Allarme dell'Ufficio Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani. Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina sono stati uccisi 4.481 civili, i feriti sono 5.565. Si parla di un attacco hacker ed è per questo slittato il discorso di Putin al Forum Economico di San Pietroburgo e lì con i russi stiamo lavorando per risolverlo. Londra sia estradizione Assange in America. La ministra dell'interno britannica Patel ha dato il via libera all'estradizione. L'ordine di estradizione arriva al termine della procedura giudiziaria sulla vicenda dell'attivista australiano fondatore di Wikileaks, che ha 14 giorni per presentare ricorso. Carburanti, il diesel sfora i 2 euro al litro, il prezzo medio nazionale della benzina self-service sale ancora e arriva a 2,69 al litro, con i diversi marchi compresi da 2,60 a 2,84. Bimba uccisa, la madre risponde al GIP, ho agito da solo. Martina Patti, la giovane madre accusata di aver ucciso la figlioletta Elena, ha confermato davanti al GIP gran parte di quanto detto ai carabinieri e agli inquirenti. Ha ribadito di aver ucciso la bimba di 5 anni da sola nel campo in cui lei stessa ha fatto ritrovare il corpo. È tutto, grazie per averci seguito. Parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.